Adesso è il turno di un gruppo di ragazzi che si chiamano The Gib. Che il termine The Gib significa gatto castrato. Che però deriva dalla chitarra Gibson, che però vuol dire anche gatto castrato, The Gib in inglese. Intervistiamo il più alto della compagnia, cioè Andrea. Andrea, allora, il vostro brano si chiama Il mondo è pieno di guerra e pace. Che cosa? Di pace e guerra. Raccontami un po', che cos'è questo brano? È un brano che parla del mondo che è pieno di pace e guerra e che con questo brano vogliamo eliminare la guerra e diffondere la pace in tutto il mondo. Ah, però. Allora, ascoltate, il mondo è pieno di pace e guerra, cantano i The Gib. Allora, questo esperimento ha due batterie. Posso intervistarti anch'io? Perché ultimamente ti vedo molto ferrato. Yes! Come ti chiami? Andrea. E cognome? Maestro. Ho capito. Professione? Batterista. Fino a mo' che cosa suona? Non lo so, batteria. Allora, il foglio, allora, facciamoci una foto insieme intanto. Allora, Salvatore Opera. Salvatore Opera. Batterista? Sì. Okay. L'autore di questo brano, che poi è stato ottimizzato con questi assoli di batteria, è Nicola Maisto, chitarrista. E poi c'è Stefano. Cavasso Stefano, batterista. Batterista che per l'occasione ha suonato le congas. Ecco, quindi io vorrei fare ancora un enorme applauso a questi ragazzi e all'energia che ci hanno messo dopo pochi mesi di studio. Va bene, grazie.